cosa rappresenta una scultura in vetro, ma forse per me spesso è forse più importante capire come è nata una storia o nata un'opera. Allora, ci sono diversi sistemi per produrre una plasticità, un plastico o una scultura. Cosa significa plastica e cosa significa scultura? Sono due cose diverse. Perché? Perché la scultura viene fatta da materiali solidi, come la pietra. Il vetro non è un materiale solido, è un liquido, quindi è un plastico. E tanti parlano di sculture e sculture, ma non è così. Ecco. Poi vado avanti. Il sistema per fare plastico e scultura, che io approfondisco sempre nel mio lavoro, cos'era qui? Perché una scultura puoi togliere o aggiungere, no, la creta aggiungi o togli col scalpello e lavori il legno, togli. Ma ci saranno anche altri metodi per fare la scultura, per esempio la stampa 3D o altri sistemi, ma io cerco di fare esperimenti molto primordiali che nascono dal mio corpo, perché credo che siamo in un momento molto interessante nella storia in generale, nella politica, nell'evoluzione dell'uomo, perché sembra che stiamo nell'ultima decade, si dice, no? Di un mondo analogo. Adesso già si incontrano, no? Cioè la tecnologia dei computer, forse fra 50 anni non saremo più così come adesso. Allora, secondo me come artista bisogna tirare fuori tutta l'energia positiva e tutta l'estetica che un uomo, un artista può creare al massimo. Quello è il mio spirito, no? Come se si mette in confronto, per capire meglio, per esempio la musica, no? Uno che compone una sinfonia, la musica classica. C'è solo lui, il foglio e la matita o è un piano, per esempio, no?